Regione Toscana, il Consiglio regionale. Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana. Approvata la relazione sull'attività 2022 dal Consiglio regionale, con la maggioranza che, apprezzando l'operato del Garante, richiede la maggior attenzione possibile sui crescenti problemi legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori. La relazione sull'operato è stata approvata con il voto favorevole del Partito Democratico, contrario il voto di Forza Italia. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022, e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria, che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la Prefettura di Firenze. Nel corso del 22 sono state confermate le adesioni da parte del Garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo, collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali, con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Sono stato io in commissione, in prima commissione, a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo, a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico, che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi, per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione, ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura, se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo, ma anche questioni che riguardano un uso consapevole, diciamo, del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento, dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e attenzione a quelle che sono anche, diciamo, alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Sulla relazione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza non si sono espressi il gruppo misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia, mentre la Lega non ha partecipato al voto. I gruppi di opposizione chiedono atti concreti al Garante sul disagio giovanile soprattutto, anche se sono consapevoli delle difficoltà nell'individuare in alcuni casi politiche efficaci.
Un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo, che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione, il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche, diciamo, efficaci per famiglie e giovani. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè, chi governa deve essere in grado di mettere la garante, o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone, quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo, e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice: ho bisogno di struttura, e la Regione Toscana, anziché dirgli non è vero, non hai bisogno, oppure sì, ne hai bisogno, eccola, dice: ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garanti ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e dell'interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno, ecco, prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e non neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Bibbiena, città della fotografia. In occasione del 75° anniversario della FIAF, la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, il 17 di giugno a Bibbiena, presso il Centro Fotografico Italiano, si inaugurano la mostra Nino Migliori, 75 anni di fotografia, e 14 nuove installazioni a completare la galleria permanente a cielo aperto, che consacra la cittadina del Casentino come città della fotografia. Siamo davvero molto felici. Finalmente siamo arrivati ad una tappa importante di questo percorso della fotografia nella nostra città di Bibbiena, una tappa che ci vede riconosciuti come la città della fotografia
per la Regione Toscana, ma siamo davvero felici di questo perché è un percorso lungo, nato da un impegno ormai da tanti anni, un impegno del Comune di Bienne, un impegno di tante persone, della FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che ha visto nascere proprio a Bibbiena il Centro Italiano della Fotografia d'Autore ormai dal 2005, un luogo importante per la nostra regione ma a livello nazionale per la fotografia, e da qui è nata l'idea della Galleria Permanente a Cielo Aperto, che è una galleria fotografica con fotografia d'autore all'interno del Centro Storico di Bibbiena, probabilmente la prima in Europa, forse la prima al mondo, quindi una cosa singolare. Siamo davvero felici e ringraziamo la Regione Toscana, tutto il Consiglio regionale, perché con questa legge ha voluto riconoscere l'importanza appunto della fotografia del nostro comune, del nostro territorio all'interno della regione. Sicuramente questo fine settimana è un momento fondamentale per Bibbiena, penso, ma anche per tutta la fotografia italiana. C'è la concomitanza di due eventi estremamente importanti, quello del completamento della Galleria a Cielo Aperto con l'installazione di oltre 15 opere, oltre le 36 che sono già presenti, quindi passiamo le 50 opere presenti nel Centro Storico di Bibbiena, ma in contemporanea c'è l'inaugurazione di una grandissima mostra di uno dei più importanti autori della fotografia italiana, Nino Migliori, in concomitanza con il 75esimo della FIAF. Abbiamo scelto Nino per questa mostra di questo momento perché Nino Migliori compie 75 anni di fotografia e è l'autore che ha attraversato tutto il periodo della vita della nostra federazione attivamente, nel senso come autore. Quindi ci è sembrato giusto dargli questo riconoscimento in un momento così particolare, sia per la storia della FIAF, per la sua storia e per quello che sta accadendo a Bibbiena, che verrà proclamato ufficialmente Bibbiena città della fotografia. Quindi sicuramente un gran fine settimana. Si tratta di un primo esempio in Europa di esposizione permanente all'esterno e la più grande installazione fotografica diffusa di opere in grande formato che si possono ammirare sulle facciate dei palazzi e lungo le mura dell'antico centro storico. L'iniziativa ha visto anche il sostegno da parte del Consiglio regionale ed è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Sì, è una delle tante iniziative che la FIAF, il Centro Fotografico Avis, sta portando avanti. Ho seguito lo sviluppo e tutto l'impegno che il Circolo Avis a Bibbiena ha messo fin dai primi anni 80, poi dagli anni 2000 è diventato centro culturale nazionale della FIAF, e questo ha fatto di Bibbiena di fatto il centro nazionale della fotografia. Sono innumerevoli le iniziative che in questi anni sono state organizzate, che si sono sviluppate a vantaggio ovviamente della fotografia, degli appassionati, ma anche come punto di richiamo su Bibbiena, sull'intero Casentino, per quanto riguarda un turismo che magari viene per questa iniziativa ma poi ritorna per assaporare meglio questa bella parte di Toscana. È importante quando il territorio si collega a delle specificità di rilievo internazionale. È importante perché lo fa conoscere a tutto il mondo. E ripeto, Bibbiena ha scelto una sua strada che credo premierà. Premierà perché collegare la bellezza del nostro territorio, le sue specificità alla promozione è il segreto per fare conoscere ancora di più la nostra bella Toscana e le sue straordinarie cittadine come Bibbiena e io direi tutto il Casentino. La fotografia è arte e noi viviamo nella terra, in una terra, la Toscana, di cultura, di bellezza, e definire qual è la città della fotografia vuol dire anche scegliere una strada, la strada del sostegno ad iniziative come queste. Più fotografia vuol dire più libertà, vuol dire poter raccontare attraverso le immagini la nostra storia, ma vuol dire anche raccontare attraverso le immagini lo sguardo sul mondo che noi abbiamo. E sapere che a Bibbiena ci sarà la prima esposizione
permanente, all'aperto, in Europa, dà il senso del lavoro che stiamo facendo. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti coloro i quali ci hanno sempre creduto, e serve anche a festeggiare 75 anni di un'associazione importante, quella della fotografia, a cui va il grazie, perché ci sono stati momenti in cui sembrava quasi di perdere questo strumento come strumento di arte e di bellezza. Invece, investendoci, abbiamo deciso di proseguire in questa direzione. E allora a Bimbiena un grande in bocca al lupo, e che questo riconoscimento serva per rilanciare ancora di più l'impegno in questa direzione. Regione Toscana, il Consiglio regionale.